Ciao a tutti da Vittorio. Francesco Acerbi e l'Inter è una trattativa che va avanti ad oltranza. Ieri c'è stato un incontro fra Pastorello, l'agente di Francesco Acerbi, e Marotta per provare a chiudere la trattativa. In realtà la trattativa non si è chiusa per niente, anzi, la Lazio sperava di poter chiudere tutto prima di Lazio-Inter e invece verosimilmente la trattativa si chiuderà dopo. Si chiuderà dopo per due motivi sostanziali. Il primo è che l'Inter ha in mente due altri giocatori. Le priorità sono altri giocatori. Acerbi è, diciamo, l'alternativa. E quindi l'Inter proverà fino all'ultimo a prendere due difensori differenti, più giovani di Acerbi, che possono dare una garanzia più a lungo termine di Acerbi. Se queste due operazioni non dovessero andare in porto, perché poi non ce lo dimentichiamo, l'Inter, come altre squadre italiane, ha un problema di budget. L'Inter è in una situazione finanziaria non brillantissima e quindi non si può spendere per il cartellino. Per questo il nome di Acerbi è ancora caldo, perché Acerbi arriverebbe in prestito e quindi l'Inter non pagherebbe un centesimo per il cartellino di Acerbi. È per questo che la situazione Acerbi è ancora in ballo. Se i nerazzurri riuscissero a trovare una soluzione per non spendere, beh, andrebbero su un profilo più giovane, ma al momento non è possibile, per questo la trattativa per Acerbi è ancora in corso. E l'altro problema è che Lotito ha chiesto ad Acerbi di non ricevere i stipendi di luglio-agosto, o meglio, luglio Acerbi ha accettato di non riceverlo, agosto lo dovrebbe pagare l'Inter, che invece non sembra molto interessata ad anticipare lo stipendio di agosto di Francesco Acerbi. E questi sono i due punti su cui la trattativa si è arenata. Ripeto, vediamo che cosa succede, perché l'Inter ha altre priorità. Vuole un difensore più giovane. Inzaghi spinge per Acerbi perché lo conosce bene. Ovviamente l'agente di Acerbi spinge per andare all'Inter perché è la sistemazione ideale per Acerbi. Però, secondo me, ci vuole un po' tempo per questa operazione. Operazione complicata, operazione che onestamente non mi fa impazzire, perché si tratterebbe di prestito secco. Un prestito neanche oneroso, secondo quanto riportato ieri, e quindi onestamente è un'operazione che non mi fa impazzire. Perché? Perché per due motivi sostanzialmente. Il primo, perché dai all'Inter un giocatore forte e tu non incassi niente perché l'Inter non ti pagherebbe neanche il prestito. E secondo, perché Acerbi ha già 34 anni, ti torna l'anno prossimo dal prestito a 35 anni, chi te lo prende? Io temo che Acerbi te lo sistemi quest'anno, l'anno prossimo te lo ritrovi di nuovo su groppone e ancora più complicata la situazione, perché a 35 anni Acerbi è difficile, ancora più difficile da collocare rispetto a quest'anno. Ecco, io avrei provato a gestire la vicenda Acerbi in modo migliore, però la Lazio non è stata brava da questo punto di vista. Qualcuno mi ha scritto: ma perché non rescindiamo il contratto ad Acerbi? Facile, lui non vuole, perché rescindere il contratto con la Lazio? Prende 3 milioni e mezzo, mi sembra. Perché deve dire addio a questi soldi? A lui che gli frega. Lui, male che va, incassa questi soldi e sta in tribuna. E non è che la rescissione contrattuale agevolerebbe il passaggio all'Inter, perché Acerbi vuole sempre quei soldi. E se lui invece scendesse dalla Lazio, l'Inter potrebbe dire: ok, allora te ne offro due anziché 3,5, oppure 1,5. E quindi Acerbi ci avrebbe solo da rimetterci da quel punto di vista. Ovviamente alla Lazio si toglierebbe uno stipendio, ma la rescissione deve essere voluta da tutte e due le parti. E Acerbi ovviamente non ha nessuno interesse a rescindere il contratto con la Lazio, perché è una garanzia, no? Se la trattativa all'Inter non dovesse andare in porto, lui lo stipendio lo prende lo stesso. Ha la garanzia che l'Inter quello gli deve offrire, non gli può dire: vabbè, ti diamo 2 milioni, perché ha un accordo con la Lazio. Per cui vedete perché Acerbi non rescinde con la Lazio. Trattativa complicata, anche qui credo che la trattativa si chiuderà negli ultimi giorni di mercato. Magari qualcuno disperato cercherà un nuovo difensore e Acerbi sarà là sul mercato disponibile. Vediamo, perché purtroppo la Lazio ha fatto bene il mercato in uscita quest'anno, bisogna essere onesti, però rischiamo di avere sul groppone ancora Acerbi, Akpabro, Durmisi, che sembra impossibile piazzare, una cosa incredibile. E poi c'è mistero Javan Anderson. Ieri qualcuno mi ha chiesto: ma Javan Anderson che fine ha fatto? Non ne parlavo più perché l'8 agosto era uscita la notizia che la Lazio è riuscita a piazzare Javan Anderson. Era andato in Bundesliga 2. Non si hanno più notizie dall'8 agosto. Non so che cosa sia successo, ma Javan Anderson non ha firmato
per questa squadra tedesca. Non è ovviamente ad allenarsi con la Lazio, non è neanche a Formello. Io non so che cosa sia successo con Javan Anderson. Nessuno dice niente, e anche qui un mistero che speriamo di risolvere il prima possibile. Comunque, queste sono le ultime su Francesca Acerbi. Tu che le dici, scrivi nei commenti qua sotto e noi ci ritroviamo dopo un altro video. Ciao!